Iniziamo dalla tua esperienza nel 2011 nel Napoli. Tu hai giocato con la maglia azzurra in una stagione molto bella in realtà per i tifosi del Napoli, perché è una stagione che è finita con la vittoria della Coppa Italia, il primo trofeo dopo 22 anni, e anche con una bella avventura in Champions League del Napoli, che fu eliminato soltanto dal Chelsea agli ottavi di finale. Tu che ricordo hai di quella stagione lì? Niente, una bella stagione anche perché non giocavamo tanto bene come il Napoli di Sarri, però avevamo dei grandi giocatori, avevamo una grande squadra. Sono stato fortunato di arrivare a Napoli in quel momento lì. Per te chi era più forte, Hamsik, Lavezzi o Cavani, visto che erano i tre giocatori più forti di quel Napoli? Per me Hamsik Mare è il più forte giocatore che ho visto, perché lui calcia con tutti e due, lui può giocare in metà campo, può fare la fascia, può giocare davanti. E con te volevo ricordare anche un momento di quella stagione. Io ricordo la tua prima partita è stata contro il Chievo, a Verona. E tu in realtà giocasti una grandissima partita che però fu macchiata da un errore che costò il gol di Moscardelli. Pensi che quell'errore ti abbia pregiudicato la permanenza a Napoli? I tifosi sempre o vinci o perdi, non c'è una via di mezzo. Però al momento di fare l'analisi non puoi dire è sbagliato o è fatto gol o è sbagliato, no? Non è così calcisticamente. Quindi se tu guardi quel gol lì, quello che mi stai parlando dal Chievo, io contro Moscardelli, uno contro uno in aria, sì? Io sapevo prima di che arrivasse il pallone in aria del cross, prima già sapevo cosa andava a fare quel terzino che stavo per calciare, per fare il cross. Quindi io le faccio una, come si dice, lo muovo a Moscardelli fuori dell'aria e rimango solo dentro l'aria. Potevo anche fermare la pelota, potevo anche tirare la palla fuori, poteva fare anche perché avevo 2 metri indietro il portiere che no, non ho sentito in quel momento. Quindi il mio movimento è stato bene. Poi sono stato sfortunato, il rimbalzo è stato con la palla bagnata e tutto quanto. Sfortunato, si pensi, come hai detto prima, quando parlavamo della partita di Champions contro il Chelsea, e Paolo, che lo voglio tanto bene, ha sbagliato la stessa cosa, ha sbagliato, ha rimesso la palla dentro l'aria, poi ha fatto il gol. Certamente nessuno fa l'analisi del giocatore solo per un momento, per una partita, per un sbaglio, perché hai fatto gol, sei bravo, se no. Il Napoli è una squadra, una società dove molto grande, dove devi essere pari alle altre squadre come la Juve, e quindi non hai il tempo per i giovani. E quindi tu arrivi, devi giocare bene, non ci interessa se hai 20 anni, 21, 22. Sei andato a giocare in Israele e mi interessa sapere della tua parentesi al Maccabi Tel Aviv, visto che tu hai preso anche la nazionalità israeliana, giusto? Sì, è giusto. Allora, Jordi Cruyff è il figlio di Johan Cruyff. Lui stava facendo il manager al Maccabi. E quindi avevamo una squadra europea, si vuol dire così, anche perché avevamo Paulo Sousa come allenatore che lo ha portato Jordi, altrimenti magari non mai andava in Israele. Quindi sono arrivato lì per prendere i minuti che mi mancavano in Italia, ma il campionato è quello che è, non è che ti trovi lo che il campionato israeliano. Quindi tornato in Argentina e da lì che ho cominciato, ho avuto degli infortuni, operazione e niente, mai trovato, sempre tentando di tornare al mio livello, sempre tentando di salire dell'infortunio,
anche quando in Napoli, che aveva problemi al ginocchio, che il dottore lì a Napoli mi faceva l'infiltrazione. Quindi sono stato operato a questo punto a Montemario, lì con il professore Mariani, non ha trovato la soluzione, poi mi hanno inviato al Barcellona con Cugat, che anche tanti vanno lì, a tanti altri giocatori. E l'ultimo mi sono operato anche in Finlandia con lo stesso che ho operato a Dembélé. Più che in questo giro per il mondo, sempre è stata la mia voglia di sempre dopo un intervento, dopo un altro e così via, e la mia voglia di tornare al livello. Quindi per un modo o altro sono arrivato un po' sull'altro, mai riuscito la qualità che meritava per tornare al livello che devi essere, e a questo punto ho deciso di, perché la mia professione è un po' questo, lo sai che non puoi arrivare mai al tuo livello, non ha senso di continuare. Quindi dopo un intervento sono andato a un paese, dopo un altro e così. Mi avresti piaciuto giocare in Italia in Serie A tanti anni, però per gli infortuni, poi per altre cose, ma soprattutto sempre per il ginocchio, ho cominciato a scendere il livello, e poi dopo un intervento hai bisogno di adattazione, di tempo, di partite, quindi è un po' questo il discorso. E cosa c'è adesso nel tuo futuro? So che vuoi diventare un allenatore. Dopo Islanda, dopo l'intervento, mi sono fermato in Italia a fare il corso UEFA B. Spero di poter finire di fare qualche esperienza come allenatore. Sono stato sfortunato per l'infortunio, ma sempre devi guardare il lato positivo, devi capire che se non puoi giocare a livello che tu vuoi giocare, devi lasciare, devi qualcosa per poi prendere un'altra, come diciamo noi. E prima di salutarci, io volevo parlare un'ultima volta di Napoli, di un'esperienza che per te forse calcisticamente non è andata come immaginavi, però immagino che tu sia rimasto molto legato a Napoli. Infatti ho visto che hai messo all'asta anche la maglietta, l'iniziativa di Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, Io sto vicino a te, appunto per aiutare Napoli in un momento difficile come quello che sta attraversando tutta l'Italia per l'emergenza coronavirus, ma tutto il mondo in realtà. E quindi volevo sapere il tuo legame con Napoli, se è rimasto, se hai ancora amici a Napoli. Sì, certo, come no. Anche se non parli dopo 10 anni, prendi il telefono, mandi un messaggio, sempre. Il popolo napoletano è molto, molto particolare. Io credo che non c'è posto al mondo, perché noi gli argentini siamo un po' così, siamo i tifosi, lo stadio, capisci, ma il popolo napoletano con i suoi giocatori napoletani, capite? Mm-hmm. Che hanno vissuto lì, che hanno preso la maglia azzurra, loro non si dimenticano mai dei giocatori, sono proprio da quando arrivi, per tutta la vita è come che sei, non so come dirti, ma è quel legame che ti fa capire soprattutto con i sudamericani, ma soprattutto con gli argentini. È vero, lo sappiamo perché Napoli è legato all'Argentina, no? C'è stato quindi un giocatore. Sì, però quindi c'è un rapporto con le persone, non solo con i tifosi, sempre a Napoli, molto diverso, non lo troverai mai in nessun posto, dove vuoi andare, non mai la stessa situazione, anche se perché De Rossi che è venuto in Argentina a giocare al Boca, sì, il Boca è molto forte, i tifosi, tutto quanto, ma non è la stessa cosa. Grazie, ti voglio dire che comunque nonostante non hai giocato tantissimo al Napoli, ma a Napoli tutti ci ricordano ancora di te con tanto affetto. Grazie.
ti ringrazio le tue parole, niente, a disposizione sempre.